Nicola Madonna, ho 29 anni, esterno destro-sinistro del Parma. Ma ha fatto scegliere questa destinazione il fatto di avere lo stesso obiettivo, che il Padova aveva lo stesso obiettivo mio, cioè quello di vincere. Mi è mancato l'ultimo anno questa responsabilità di dover vincere tutte le partite, quindi volevo tornare a sentire questa pressione, quindi ho rifiutato alcune offerte dalla Serie B perché non avevano questo obiettivo e quindi eccomi qui. È stata una trattativa molto veloce perché appunto il Padova mi ha chiamato quasi subito e aveva praticamente questi obiettivi che ho io e quindi è stato abbastanza facile metterci d'accordo. Che tipo di caratteristiche hai? Ma sono un corridore, quindi mi piace giocare in fascia e avere più spazio davanti possibile per poter correre, quindi negli ultimi anni ho giocato in fascia destra-sinistra più arretrato, anche se all'inizio ho giocato anche più avanzato. E ho iniziato nel settore giovanile dell'Atalanta, poi uscito dalla primavera sono andato al Bignoleffe e ho passato 4 anni al Bignoleffe in Serie B. Dopo la società dell'Atalanta era cambiata e io ero tutto diventato un giocatore del Bignoleffe, ma l'Atalanta mi ha ricomprato. E ho fatto un anno di Serie A lì e un anno di B. Nel frattempo ho fatto un prestito a Vicenza e poi sono andato a Spezia e ho fatto 4 anni a Spezia e l'anno scorso a Cosa ti aspetti da questa stagione a Padova? Como. Mi aspetto di togliermi le soddisfazioni e come obiettivo io ho la vittoria, quindi anche il Padova ha questo obiettivo, quindi mi aspetto di vincere. Tuo papà ti ha dato qualche consiglio per venire qui a Padova o che tipo di rapporto hai? No, rapporto splendido, come qualsiasi padre e figlio, diciamo che non si interessa più di tanto dell'ambito calcio, perché comunque anche lui ha i suoi pensieri e quindi comunque era molto contento del fatto di questa scelta. Un saluto a tutti i tifosi del Padova e vi aspetto numerosi qui allo stadio per provare queste imprese insieme.